Gabriella D'Alessio è una delle tante persone che da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria è tornata nella sua terra al sud. Vivere a Bovino e lavorare a Milano, si può? Si può e la mia esperienza è proprio questa. La mia opportunità in questa emergenza sanitaria è stata quella di poter lasciare Milano appena era possibile per riscoprire questo territorio, che è un territorio che io amo particolarmente, dove ci sono le mie origini, le mie radici, e poterlo vedere dopo 20 anni già dal mese di giugno. E quindi la bellezza è unica, poter avere due territori sotto mano, godere di questo. Di questa meraviglia, insomma, camminando alla fine della giornata lavorativa è sicuramente un'opportunità. Quindi, assolutamente sì, un'esperienza molto, molto positiva. Un'esperienza che lei consiglia anche ad altri. Un'esperienza che consiglio anche ad altri, sicuramente quelli che hanno delle radici in questo posto, poter rivedere più, non essere solo un turista, ma essere un abitante di questo territorio è sicuramente un'opportunità. Quindi, assolutamente la consiglio. Pensare di poter vivere in una casa che ti dia una vista meravigliosa e nello stesso tempo continuare quello che è la tua professione di sempre, che magari hai avuto nelle grandi città, insomma, poter essere qui, gustare le bellezze di questo territorio, ma anche la bontà dei suoi prodotti. Noi che siamo, io sono una vegetariana, per cui era diventata per me una grande occasione di fare colazione con dei fichi, colazione con dei gelsi, con delle albicocche appena mattina. Una grande riscoperta che penso che ne possa valere la pena. La giornata tipo di Gabriella D'Alessio in modalità smart working. La mia giornata tipo è vivere all'interno di questa casa che io avevo un po' ristrutturato un po' anni fa da figlia di questi di bovinesi, e svegliarmi, spesso fare colazione fuori se riesco, poi lavorare durante la giornata, ma appena scatta la fine dei miei impegni lavorativi, poter percorrere tutta la cinta muraria, soprattutto nel mese di giugno-luglio è stato eccezionale, anche agosto, giugno-luglio, quando veramente Bovino era privo anche di tantissimi, per carità, turistiche come me, tornano e che popolano questo paese, ma quando era meno abitato, anche più in settembre, poter godere proprio questi dislivelli naturali, fare attività fisica, quindi girare per il paese, nel suo tempo godere proprio fare un po' di sport anche, guardare la gente, incontrare la gente, questo era il mio desiderio, la mia giornata tipica. Quindi, Il lavoro agile è una manna per il sud. il lavoro agile è, con tutte le sue criticità o con tutte le sue opportunità, può essere sì, la possibilità di ripopolare, perché no, luoghi che possono essere stati per anni anche abbandonati, perché qualcuno può avere il piacere, con tutte potendolo fare, insomma, di rivivere momenti in altri territori e perché no, anche nel sud.